rappresentare la vita dei pazienti con malattie autoinfiammatorie e autoimmuni attraverso l'arte. E questo è l'obiettivo del progetto Perspective, Art Inflammation and Me, realizzato con il supporto incondizionato di AbbVie e presentato qui a Copenaghen in occasione del congresso dell'ECCO, l'Organizzazione Europea per la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa. Ne parliamo con Salvo Leone, direttore generale di Amici Onlus, l'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Salvo, che cos'è il progetto Perspective? Perspective è un bellissimo progetto che nasce dalla collaborazione di ECCO, la società scientifica europea che coinvolge i medici che curano questo tipo di patologie, le malattie infiammatorie croniche intestinali, coinvolge EFCA, che è la Federazione Europea delle associazioni nazionali che a livello europeo si occupano di malattie infiammatorie croniche dell'intestino, e dall'Accademia di Valencia, che insieme hanno deciso di portare avanti questo progetto che coinvolge 150 artisti di circa 40 differenti paesi. Qual è stato il ruolo degli artisti? Innanzitutto si occupano di rapportare in arte, raffigurare in arte quelli che erano i racconti dai pazienti affetti da patologie autoimmuni, nella fattispecie l'artrite reumatoide, la psoriasi e le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, che sono il Crohn e la colite ulcerosa, malattie di Crohn e la colite ulcerosa. Quindi i pazienti hanno raccontato agli artisti la loro storia e gli artisti hanno riportato i momenti più significativi nelle loro opere, è così? Esatto, sì, era un po' l'arte che raffigura quello che il paziente gli sta raccontando. Con quali forme d'arte è stata rappresentata la vita dei pazienti? Diciamo che sono le più varie, partiamo dai dipinti per arrivare ai video, anche alle immagini, addirittura alle sculture. Dietro alle mie spalle potete vedere una serie di opere d'arte che sono state presentate qui oggi a Copenaghen. Quante opere italiane sono state esposte? L'Italia ce n'erano 9, è stata coinvolta, datemi l'occasione di ringraziare l'Accademia di Brera in collaborazione con Amici che ha selezionato i pazienti e quindi sono state presentate qui proprio 9 opere d'arte realizzate dall'Accademia di Brera. Ecco, come vedono i pazienti questo tipo di iniziative? Questa è sicuramente una bellissima iniziativa, come ho poc'anzi detto, per un semplice motivo, perché spesso il paziente ha difficoltà a dire o a raccontare cos'è la sua patologia. Trovare qualcuno che prova a raffigurare e a portare sotto forma d'arte, ma comunque a far vedere quello che c'è all'interno, cosa subisce o cosa deve affrontare quotidianamente un paziente, è sicuramente un'opera molto difficile. Io credo, da quello che ho visto, che gli artisti coinvolti siano riusciti nell'opera in un'opera meritoria, ecco, in un'opera di raffigurazione eccellente.